Per un programmatore, il computer è senza dubbio lo strumento definitivo per portare a termine il lavoro. La qualità della macchina può infatti avere un impatto considerevole sulla produttività del programmatore. Un computer che non è abbastanza potente può diventare un fattore limitante per un progetto. Inoltre, un laptop troppo grande può essere ingombrante per gli sviluppatori in movimento. Va anche ricordato che la preferenza gioca un ruolo importante nella scelta del computer. Siamo molto più produttivi con un computer che non solo è abbastanza potente, ma che si adatta anche ai nostri gusti. Uno sviluppatore trascorrerà la maggior parte del suo tempo sul computer. È quindi normale che tenga tutto in considerazione prima di scegliere il computer che più gli si addice. Buongiorno a tutti! Oggi vi presenterò i 5 migliori computer per programmatori. Ti invito già ad iscriverti, a condividere il video sui social e a mettere mi piace. Andiamo! Asus ZenBook Pro Duo. L'Asus ZenBook Pro Duo UX481FA è un laptop la cui particolarità è la presenza di uno secondo schermo chiamato Screen Pad. È uno dei computer con le prestazioni migliori in questo elenco, con un processore Core i7-1051U di decima generazione. Questo è uno dei migliori processori che puoi trovare sul mercato per questo tipo di computer, quindi non c'è nulla di cui preoccuparsi. La RAM è di 16 GB e il disco rigido SSD PCLE da 1 TB è più veloce che mai. La velocità di lettura è 3000 MB al secondo, mentre la velocità di scrittura può arrivare fino a 1700 MB al secondo. Ciò ha un enorme impatto sugli IDE che utilizzerai come Android Studio o Pycarm. Questa macchina ha una scheda grafica Intel UHD 620 Graphics, la risoluzione è 1080p Full HD e per quanto riguarda le porte ha due porte USB, una porta USB-C, un lettore di schede microSD e un ingresso HDMI e un jack. Quindi non devi usare un adattatore ogni volta. Lo schermo da 14 pollici è tattile. Ciò che distingue maggiormente questa macchina è il suo screen pad da 12,4 pollici. La seconda schermata è molto utile per mostrare le attività secondarie. Non è necessario utilizzare un secondo monitor per avere una panoramica del progetto. Grazie al design ErgoLift del dispositivo e alle doppie ventole, dissipa facilmente ed efficacemente il calore e previene il surriscaldamento durante le attività che richiedono molte risorse. Acer Swift 7. Come suggerisce il nome, questo è un laptop da 14 pollici. Se ti muovi molto è abbastanza piccolo e leggero da non risaltare. Infatti pesa solo 890 grammi poiché il suo case è realizzato in alluminio ultraleggero. Sebbene si tratti di un computer da 14 pollici, ha le stesse dimensioni di un computer standard da 13, grazie ai suoi bordi sottili da 2,57 mm che consentono un rapporto display-frame del 92%. C'è qualcosa di davvero impressionante per i tuoi colleghi. Il suo processore Core i7 Dual Core di ottava generazione funziona a 1,4 GHz e può arrivare fino a 4,2 in Turbo Boost. Questo è sufficiente per evitare build lunghe per problemi che richiedono molte risorse. È una macchina dotata di 16 GB di RAM DDR3 che è più sufficiente per un programmatore. Con tale RAM puoi fare multitasking di più finestre e persino aprire diverse schede del browser senza rallentare la macchina. Il disco rigido utilizza la tecnologia SSD e ha capacità di 512 GB. Ha una porta USB tipo C che supporta Thunderbolt 3. Ovviamente viene fornito con un alimentatore CA da 45 W e un adattatore da USB-C a HDMI, USB di tipo A e USB-C. Nel set è inclusa anche una custodia protettiva. Lo schermo ha una funzione risoluzione Full HD ed è tattile con funzione multitouch. Inoltre, puoi eseguire l'autentificazione tramite impronte digitali. L'autonomia è uno degli aspetti più importanti, soprattutto quando si viaggia o si lavora su un aereo o in un luogo pubblico. Questo prodotto può durare fino a 10 ore di utilizzo continuo. Se ad esempio sei uno sviluppatore web alla ricerca di un computer compatto ed elegante, abbastanza potente per il tuo lavoro, questo computer è per te.
Dell XPS 157590. È uno dei modelli di punta del marchio con XPS 13, la versione da 13 pollici. Questo computer ultraleggero pesa solo 1,8 kg. Il rivestimento in alluminio conferisce un aspetto premium al laptop. Il resto del lamin è realizzato in fibra di carbonio, quindi sempre fresco anche durante le lunghe compilation di giornata. Con il suo schermo Infinity Edge da 15 pollici, i bordi sono quasi impercettibili, il che lo fa sembrare un 14 pollici o addirittura un 13. La risoluzione è 1080p con uno schermo IPS per evitare i riflessi. È possibile optare per la versione touch con risoluzione 4K. Dell offre anche uno schermo OLED opzionale, ma solo per una risoluzione di 1080p. La macchina è dotata di un processore Core i5 di nona generazione che funziona inizialmente a 2,4, ma che può raggiungere in Thunderboost i 4,1 GHz. Puoi anche optare per la versione Core i7. Dispone di 8 GB di RAM DDR4 personalizzabile fino a 32 GB. La connettività è molto completa per un computer di queste dimensioni. Dispone di due porte USB-A, un ingresso HDMI, una porta Thunderbolt e un jack. Per un computer da 15 pollici sta facilmente in una borsa e difficilmente lo noti. La durata della batteria è 10 ore di uso continuo. Windows 10 è preinstallato, ma per chi preferisce Linux è stato testato e funziona alla grande. Asus ZenBook 14. È molto sottile e leggero allo stesso tempo. Il suo display Full HD Nano Edge gli conferisce l'aspetto di un 13 pollici con un rapporto frame to frame dell'86%. Questo è uno dei migliori computer per spostare questo elenco. Con il suo peso di 1,45 kg e le sue dimensioni ridotte, occupa meno di un libro. Il suo processore Core i7 di ottava generazione può raggiungere i 4,6 GHz in Turbo Boost. Per la RAM ha una 8 GB di RAM DDR3. Il disco rigido è dotato di un'unità SSD NVMe PCI M2 da 512 GB. Con le sue dimensioni ridotte, questo computer consuma meno energia. La sua batteria ai polimeri di litio da 47 Volt può durare 10 ore. E questo è sicuramente qualcosa di importante. La tecnologia a infrarossi consente inoltre a Windows di poter essere utilizzato in qualsiasi posizione e in qualsiasi luogo senza problemi di connettività o problemi legati ai soliti rallentamenti del PC. Il design ErgoLift offre una migliore posizione a te che lo utilizzi anche per diverse ore. E oltre al suo design elegante, questo computer è abbastanza potente per aiutarti nel tuo progetto grafico. Asus ProArt StudioBook Pro 17. L'ultimo laptop è Asus ProArt StudioBook Pro 17. È il computer più grande. Si tratta infatti di un 17 pollici, ma i bordi dello schermo sono anche qui Nano Edge. La dimensione è notevolmente ridotta. La macchina è dotata di un processore X-Core Intel Xeon E2276M da 2,8 GHz e da 4,7 GHz. La RAM è di 16 GB e può essere aumentata fino a 32 in base alle esigenze individuali. Il disco rigido NVMe ha una capacità di 1 Tera e dispone della scheda grafica Nvidia Quadro RTX 300. Anzi, 3000, una delle più potenti sul mercato. Questa GPU ha 6 GB di RAM. Questo computer è ideale per i programmatori che lavorano nell'intelligenza artificiale. Non è più necessario noleggiare macchine virtuali online, poiché tutti i calcoli possono essere eseguiti localmente. La connessione è molto pratica con una porta HDMI, un lettore di scheda SD, 3 USB di tipo A. Dispone degli standard di connettività Wi-Fi 802.11ax e Bluetooth 5.0. È stata costruita per durare questa macchina. È certificata dallo standard militare 1000STD 810G, che ne attesta l'affidabilità e la durata.
Ecco, per oggi è tutto. Spero che questo video ti sia piaciuto. E se così dovesse essere, non esitare a mettere mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella. Inoltre, fammi sapere sempre la tua nei commenti. E come sempre, ci vediamo al prossimo video. Atec!